Ogni volta che c'è una qualche nuova notizia su una missione spaziale, fra i commenti, magari qualche articolo online, ci sono sempre le persone che fanno le classiche domande, cioè perché spendiamo tutti questi soldi? Ma è uno spreco, ci sono delle persone povere, dovremmo aiutare le persone povere. Abbiamo visto tutti questi commenti qui. Abbiamo anche visto le risposte di molte persone che hanno spesso a che vedere con motivazioni quali la ricaduta tecnologica. Cellulari e GPS, e le tecnologie mediche, e se tu puoi usare il cellulare grazie all'esplorazione spaziale. Oggi volevo parlare di questo, e lo so, è un po' diverso dai video che normalmente faccio, ma è un video che mi interessa perché ha a che vedere con la comunicazione scientifica e con l'esplorazione spaziale, che sono due temi che riguardano questo canale e mi riguardano in prima persona. Ora, parlando della ricaduta tecnologica dell'esplorazione spaziale, delle missioni spaziali, questo è indubbio. Io non metto in dubbio il fatto che, grazie all'esplorazione spaziale, al fatto che gli ingegneri, gli scienziati si devono ingegnare, devono trovare soluzioni, abbiamo delle tecnologie che vengono utilizzate anche sulla Terra. Questo è indubbio. Ma non è il motivo per cui andiamo nello spazio, per questo ho dato questo titolo a questo video, non è il motivo per cui mandiamo dei rover su Marte o delle sonde su Giove in giro per il sistema solare. Il motivo per cui lo facciamo, il motivo per cui mandiamo un rover su Marte è perché vogliamo mandare un rover su Marte. Quello è il motivo. E la motivazione principale è che vogliamo saperne di più su Marte, vogliamo acquisire più conoscenza su Marte, perché la conoscenza è fine a se stessa ed è molto interessante e l'universo è affascinante. Ma posso capire che questa motivazione non sia sufficiente per molte persone. Molte persone giustamente dicono a me non interessa, non me ne frega niente di Marte, oppure ci sono problemi più importanti, dovremmo occuparci di quei problemi lì. E allora volevo porre l'accento su un'argomentazione che secondo me è potenzialmente utile alle persone per capire l'utilità dell'esplorazione spaziale, ma è un'argomentazione che non sento molto dire, almeno quando leggo i commenti ai vari articoli relativi all'esplorazione spaziale. L'argomentazione che voglio usare a favore dell'esplorazione spaziale è la seguente: l'esplorazione spaziale è un investimento nel futuro. E uso la parola investimento per un preciso scopo, perché la parola investimento ha ovviamente una connotazione economica a cui molte persone sono abituate. Faccio un parallelo che le persone, tutti quanti noi conosciamo e potremmo capire: la pensione. Ora, la pensione è qualcosa che riguarda tutti noi che lavoriamo, no? Versiamo le tasse, almeno in Italia come funziona, versiamo le tasse e una parte di quelle tasse andranno poi nella nostra pensione che prenderemo quando andremo in pensione finalmente a 60, 70, 80, 90 anni, a seconda di come lo Stato italiano decide di cambiare le regole. Ma in ogni caso il punto è che è un piccolo sacrificio che facciamo adesso, anche se siamo in condizioni economiche non particolarmente vantaggiose, anche se siamo in condizioni economiche difficili, facciamo questo piccolo sacrificio adesso per poter avere una pensione in futuro dignitosa che ci consenta di vivere una vita dignitosa quando a 60, 70, 80 anni non potremo più lavorare e avremo bisogno di sostentarci dal punto di vista economico. E quindi le persone fanno questo sacrificio adesso per qualcosa che avverrà fra 30 e 40 anni, che magari può non sembrare importante adesso. Per esempio, io sono relativamente giovane. Per il momento potrei non preoccuparmi, insomma, dei problemi di 40 anni nel futuro, perché voglio dire, adesso io sto bene, quindi cosa me ne frega della dentiera e tutte queste cose qui, tutti i problemi che possono avere purtroppo le persone anziane, però devo pensare al mio futuro e devo pensare al fatto che devo fare un piccolo sacrificio adesso per avere un ritorno dopo, eh? Questo è il concetto. Perché non possiamo fare lo stesso tipo di ragionamento per la ricerca scientifica, in particolare per l'emissione aerospaziale, però anche per la ricerca scientifica in generale. Un sacrificio ora per avere qualcosa, forse dopo, che tra l'altro anche il forse è essenziale, perché non c'è una garanzia al 100% che fra 30-40 anni avremo la nostra pensione. Magari ci sarà la terza guerra mondiale, magari lo stato sociale collasserà. Stessa cosa per la ricerca scientifica, è un investimento. Il fatto è che io non sento le persone lamentarsi della pensione, sento le persone dire: ma io ho dei problemi adesso, ho il lavandino che non mi funziona, perché devo spendere soldi per la pensione? Me li tengo adesso. Raramente sento le persone fare questo ragionamento. Vuoi perché ci viene inculcato come concetto sin dalla tenera età quello della pensione, ma le persone accettano l'idea di un sacrificio adesso per qualcosa che possa tornare con grandi benefici in futuro. E per la ricerca scientifica la questione è la stessa. E la questione è la stessa anche perché le persone, questo è il secondo punto del mio video, le persone non si rendono conto che la ricerca scientifica è un processo lento. Ora, noi ai giorni d'oggi siamo abituati al fatto che
molte cose avvengono con una velocità quasi inumana, molti sviluppi avvengono a velocità molto rapida. Per esempio nel campo dell'informatica o dell'elettronica siamo abituati a sviluppi molto veloci. L'elettronica e l'informatica di 20 anni fa non erano quelle di adesso, ma purtroppo non vale per tutti i settori scientifici, non vale per tutti i campi, e il campo aerospaziale è uno di questi, è uno dei campi in cui si investe tanto e i risultati si vedono molto in là, con molta fatica, ma si vedono i risultati. L'immagine un po' romantica della scienza che ci viene a volte fornita, cioè quella magari di Newton che si siede sotto l'albero e gli cade la mela in testa e ha la rivelazione, l'idea che la scienza sia fatta di questi geni che hanno, si accende la lampadina, non è un'idea molto corretta, non è così che funziona. Io non sono uno scienziato effettivamente, però immagino che se chiedete agli scienziati vi potranno confermare il fatto che il loro lavoro è un lavoro a volte tedioso, di fare test, ricerche per anni, per decenni, e magari anche di trovarsi in un vicolo cieco, ma di continuare sapendo che si sta costruendo qualcosa a lungo termine. E la ricerca scientifica ha un costo, così come ha un costo la pensione. Se sommassimo vari contributi di una persona lungo la sua intera vita lavorativa, verrebbe fuori una cifra piuttosto considerevole. Così come lo è la cifra della ricerca scientifica, sono cifre considerevoli, anche se sui bilanci statali sono cifre piuttosto basse, ma in ogni caso sono cifre considerevoli, ma il ritorno è da vedere sul lungo termine. E quale potrebbe essere il ritorno? Se andiamo nello specifico, se torniamo sull'esplorazione spaziale, quale potrebbe essere il ritorno dell'esplorazione spaziale? È quello di risolvere problemi molto futuri. Come ho detto, anche per la pensione. Quando sei giovane uno può non pensare alla pensione. Quando sei giovane, sei forte, sei sano. È la stessa cosa con l'esplorazione spaziale. Ci sembrano problemi lontani, quasi fantascientifici, quelli che potrebbe risolvere l'esplorazione spaziale. Problemi come sovrappopolazione, la carenza di risorse o un asteroide killer. Però sono problemi che possono avvenire, soprattutto l'asteroide killer, visto che ci sono dei precedenti nella storia, e parecchi. Se ci dovessimo trovare ad affrontare un asteroide killer, avere decenni di programmi spaziali alle spalle, decenni di competenze accumulate, è una cosa che molti ringrazierebbero. Quindi, insomma, vediamolo sotto questo punto di vista. È un investimento nel futuro per risolvere problemi che potrebbero avvenire nel futuro, anche remoto, ma che potrebbero esserci. E bisogna pensarci. Quindi, per affrontare le sfide di futuro, io vi chiedo di portare pazienza, di avere fede nella ricerca scientifica, perché finora ha avuto dei risultati piuttosto interessanti, soprattutto la ricerca aerospaziale ha avuto risultati notevoli, come abbiamo già visto, le famose ricadute tecnologiche. Quindi abbiate fede, pagate le tasse che così mi danno uno stipendio, e grazie per aver guardato, noi ci vediamo alla prossima.